gli alunni, gli insegnanti e i genitori. Oggi il primo appuntamento presso il giardino della Don Milani, dove si è svolta la festa con la Coldiretti, che ha visto protagonisti 12 classi di scuola primaria e 9 sezioni della scuola d'infanzia Piaget e Don Bosco. Giornata di festa e di sensibilizzazione per i bambini del comprensivo Santa Chiara in collaborazione con la Coldiretti. Come si è svolta la mattinata? Allora, questa festa della primavera è stata pensata a conclusione del percorso ricco di iniziative e di progetti che durante l'anno sono stati portati a termine, tra i quali Hortus, perché ha visto la partecipazione delle classi prime, seconde e terza. Proprio la nostra scuola è impegnata da sempre non solo in una collaborazione proficua con le famiglie, ma anche nel creare, nello stimolare nei bambini l'attenzione verso la natura. E abbiamo chiesto la collaborazione della Coldiretti e quindi della Campagna Amica per supportarci in una serie di iniziative e per permettere di conoscere anche dei prodotti locali. La Coldiretti partecipa spesso a queste manifestazioni, questa è un'occasione ovviamente rivolta ai bambini ma rivolta anche ai genitori che hanno avuto anche l'opportunità di poter acquistare alcuni prodotti locali. Assolutamente sì, sono presenti i nostri produttori associati alla rete di Campagna Amica, soci in Coldiretti. Presento un produttore di uova, appunto ha spiegato ai bambini la differenza tra galline allevate a terra rispetto a quelle a batteria. Ci sono produttori di grano che trasformano in prodotti da forno, prodotti appunto da forno che hanno potuto degustare perché abbiamo preparato una merenda genuina di pane, a base di pane di grano con l'olio extravergine d'oliva e i pomodori. Quindi i bambini hanno avuto non solo il contatto con gli animali, ovviamente a basso cortile, ma anche hanno potuto assaggiare prodotti della nostra terra. Questo va inserito nel progetto di educazione alla Campagna Amica. Abbiamo anche consegnato alle maestre per ogni alunno la ruota della stagionalità per far capire che cosa possono trovare dai nostri produttori mese per mese la frutta e la verdura giusta. Questo spazio è stato l'ideale qui alla scuola appunto del comprensivo Santa Chiara e la giornata vi è stata anche d'aiuto. Come no, è stata una bella giornata, per loro è stata una grande festa, ovviamente ripeto hanno potuto vedere le galline, sono stati subito attratti dagli animali, hanno mangiato e si sono divertiti perché poi abbiamo interagito con loro, abbiamo fatto delle domande, loro sono stati molto, molto attivi e molto partecipi a tutta l'iniziativa.